Pierluigi Pardo e Stefano Nava vi salutano e vi invitano a seguire insieme a noi il match che sta per cominciare. Ciao Pier, sarà una bella partita, me lo sento. Andiamo giù, dai, dai. Carrasso. Si avvicina all'area. Nessun problema sul cross. E possono ripartire. Palla che esce, sarà fallo laterale. Buono il tocco dentro. D'accordo. Carrasso. Buono il cross. Bravo. Lukaku! Colpo di testa che sembrava già dentro, intervento di puro istinto del portiere. Parata dal coefficiente di difficoltà altissimo, mamma mia! Palla vagante adesso. Da indietro al portiere. Pjanic. C'è il tocco sulla fascia. Parte il cross. Ottima la chiusura difensiva. Apre bene di testa. Occhio, cerca l'area di rigore. Gran palla di Luca di nuovo. Recupera il pallone con un intervento facile. Uvignemi. Cercano spazi. Ha spazio per tirare. Portiere che blocca il tiro. Bravo qui. Suma dunque l'azione d'attacco. Grande pallone verticale. Vincialo. Bella. No. Bello. No. Pasquale. C'è spazio davanti. Klavan. Beh. 1-0. Bello, giallo. Bello. Il portiere non poteva nulla. Palla in buca d'angolo. Frutto di un tiro molto angolato e preciso. Si è presentata l'occasione e non ha sbagliato. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Pjanic. Maduro. Serve il compagno, numero. Reis. Palla recuperata, azione interrotta. Arbitro che assegna il calcio di punizione. Metti. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Cross che va a vuoto, palla alla difesa. Sventa qui la minaccia. Palla nuovamente in possesso. Guadagna metri. Sbaglia la misura del passaggio. Carrasso. Manovra interrotta dagli avversari. Provano ad aprire la scatola di... Prova a sorprenderlo. Bravo il portiere a intervenire in tutto. Maduro. C'è il triangolo. Va bene, va bene. Garitz. Caio attende a destra. Pjanic. Carrasso. Apre il gioco. No. Occhio al tiro. Buona, buona. Palla che finisce fuori, non di molto. Bobadilla. Attendo Calidù. Punta l'area. In mezzo.
Sprecano no, questo cross, nessun problema. Palla che esce, sarà fallo laterale. Dai calmi, oddio, dai calmi, Magnarini. La mette in mezzo. Lo fa, lascio, lascio. Pallone che ha superato la linea, sarà rimessa dal fondo. Lello, vai con calma. Aspetta, vai con calma, vediamo se ci mancano sugli esterni. Allora, butta a sinistra, a sinistra. Lukaku. Di nuovo. Maduro. Attenzione, no, io non so. Buono il recupero, possono ricominciare. Di Maria. Bella, ottimo l'intervento del portiere. Si riprenderà dunque col calcio d'angolo. Calmi, le mani sul palo. Potrebbe essere l'occasione giusta per trovare il pari. Perde palla. Palla larga. Arbitro dice che fallo. Si ripartirà dunque con una punizione. Beh, vicino, è subito vicino. Aspetta. Pjanic. Cercano di aprire la difesa avversaria. Traversone che non va a buon fine. Appoggia dietro, appoggia dietro. Recupera il pallone sulla fascia. Aiuto, 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 aiuto. Attenzione al cross. Cross che viene intercettato dal difensore. Ci aspetta il calcio d'angolo. Aiuto, non uscire tutti. Attenzione, bella, valida. Palla vagante adesso. Calmi, non ti leva sopra il palo finché la palla non mi allontana. Buona, vai. Okazaki. Suma dunque l'azione d'attacco. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. Torna dietro, vai giù. Ha intercettato bene il passaggio, non ci voleva molto. Lukaku. Buono, bene, bene. Si chiude. Beh, infatti, vai cazzo, vai uno, facciamo. Comincia la seconda frazione di gara. Passaggio Beh, fantastico. Vamo, vamo, vamo. Dai, dai, dai. Palla vagante adesso. Di Maria. Beh, hanno spezzato bene la trama qui. Di nuovo sulla fascia. Continua il tiki taka alla ricerca del momento bella, giusto. Comoda uscita del portiere. È centrale, è centrale. Palla schizza via dopo il contrasto. Dai, dai. Maduro. Bravo. Spezzato bene qui il gioco avversario, hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Si avvicina all'area. Ottima lettura difensiva. E che cazzo. Palla girata sulla fascia. Cercano spazi. Bobadilla. Era una buona occasione per pareggiare, ma l'hanno fallita. Vai centrale, vabbè. Cazzo di bello qua. Vai Lucchetto, Vai Luca. Guadagna metri verso l'area. Cross che viene intercettato. No, Luca l'ha subito in mezzo, linea, no? Dunque figlio. Sarà rinvio dal fondo. Va bene, va bene. Bobadilla.
stato fermato dal difensore. Mimì. Occhio all'intervento del direttore di gara. Emilio, due avanti. Vai da Regno, vai. Attenzione, buona. Marco, non andare addosso a Gianluca. Lo ferma, ma non controlla. Di Maria. Voglio. Garitz. Pasquale. Paragna metri. Gianluca. Ha spazio per tirare. Ultimo tocco del difensore, si ripartirà con... Carmine, metti a me. Carmine, metti a me. Ultra musella, questo. Ci sono i fischi dei tifosi di casa per le continue perdite di tempo. Io capisco ovviamente la difesa del vantaggio, ma qua stanno un po' esagerando forse. Stanno rallentando volutamente la ripresa del gioco. Ogni interruzione. Mi aspetto un sostanzioso recupero. C'è la prateria per andare. È tutto solo. Bomadia. Portiere controlla la conclusione senza difficoltà. Ma gli dai calci d'angolo di terzino, stai dietro. Non me lo scordo. Lukaku. Samuel. Attenzione. Sventa qui la minaccia. Okazaki. Vieni. Pasquale. No, fa il controllo. Offside che ci sta tutto. Doveva temporeggiare. La presa sciolata, sto bastardo. Verso la porta. No! C'è spazio per andare! Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Klavan. Mancano ancora 20 minuti al termine della gara. Voglio, chi è il capitano? Voglio, quando la palla esce fuori, Luca, metti a me terzino. No, dopo. Ci sono metri a disposizione. No. Ha il pallone del pareggio. Un colpo da biliardo, il pallone in rete. No, vai, gioca. Palo gol, niente da fare per il portiere. Difficile arrivare su queste conclusioni. È stato bravo e fortunato qui l'attaccante a trovare proprio l'angolino. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Ma guarda che avevo detto, come dobbiamo giocare nel primo tempo. Klavan. Okazaki. Manovrano elegantemente con questa serie di passaggi. Traversore che viene intercettato. Squadra offile cambia assetto sulle fasce come ha richiesto l'allenatore. L'allenatore ha invertito. Tagliela. Prova, no. Tira il respinto. Ottima la chiusura, ferma l'azione. Di Maria. Sfuma dunque l'azione d'attacco. Klavan. No, se. Ha deviato il pallone in out concedendo la touche, la rimessa laterale. Dai. Rimessa battuta male, pallone regalato agli avversari. No. Incertezza massima in questa gara, siamo nei minuti finali. Bella, ovviamente ogni errore può essere decisivo. Vedito, Dennis. Occhio, cerca l'area di rigore. Perde palla. Ci sono ancora 8 minuti da giocare. La difesa recupera il pallone, interrompendo l'attacco. Riconquista il pallone sulla corsia. Okazaki. Buona. Bravi qui a bloccare tutto. Bella. Palla vagante. Non è e sarà calcio di punizione. Si avvicina all'area. No. Ma che cazzo. Contrasto pulito. Pallone in out. Va bene. Punizione nei minuti finali. È arrivato il cartellino giallo per lui. Sensazione che se lo aspettasse, Pier.
Tifosi ospiti certamente insoddisfatti per l'atteggiamento della squadra di casa e per le continue interruzioni. Capisco la loro frustrazione, Pier, speravano di ottenere un altro risultato oggi e la tattica ostruzionistica della squadra avversaria non fa che aumentare i loro impianti. Voglio attenzione. Tutto fermo, c'è fuori gioco. Il difensore sembrava esserci comunque. A buttare in mezzo, non dai su lui, non dai su bot, buttare in mezzo, va. Ah. Ci sono state tante interruzioni e dunque 4 minuti di recupero. Ah, dai cazzo, guardami. Bella la verticalizzazione. Dai. Devono sfruttare questa occasione se vogliono trovare il gol partita. Palla vagante adesso. Abbiamo dominato però, mannaccia. Kate? Peccato però. Kaidu. Peccato che è crashato Kaidu perché stava giocando bene. Che palle, vero? Non dobbiamo invitare noi. Porco cane. Dobbiamo invitare noi, mo. Luca, no, vai. Aiu, ma nella live su YouTube si sente la voce. Wow.
Aspetta la trasmissione. Un saluto a tutti da Piero Gepardo e Stefano Nava. Siamo qui nella nostra postazione pronti per commentare la sfida. Ciao Pier, un saluto a tutti anche da parte mia e speriamo che queste due squadre oggi ci facciano divertire. Ha perso il pallone. Pasquale. Occhio al suo movimento. Pericolo, ecco il tiro. Ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro. Splendida parata in tutto. Palla sul fondo, sarà calcio d'angolo.
Palla recuperata, azione interrotta. Punta l'area. Grande giocata. L'anticipo sul pallone. Intervento importante del difensore che la mette in angolo. Parte il traversone. Niente da fare, buon intervento difensivo. Cross che va a vuoto, palla alla difesa. Ci sarà il fallo laterale da posizione favorevole. Sventa qui la minaccia. Palla in out e dunque calcio in angolo. Attenzione al cross, occhio di testa, splendida la parata in tuffo per il portiere. Sarà fallo laterale. Di Maria, ottima la chiusura, ferma l'azione. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Punizione da posizione decisamente favorevole questa. Bobadilla. Buon intervento difensivo. Assuma dunque l'azione d'attacco. Di Maria. Premia la corsa sulla fascia. Il recupero sul pallone. Bravo a intercettare questo pallone, non era facile. Prova ad andare. Vediamo tutta la sua disperazione qui. Mamma mia, che occasione questa, Pier. C'è il tocco al proprio portiere. Palla nuovamente in possesso. Pjanic. Palla riconsegnata agli avversari. Andà indietro al compagno. Guadagna metri. È punizione, posizione invitante. I tifosi ospiti cominciano a spazientirsi per le perdite di tempo della formazione di casa ogni volta che il gioco si ferma o che il pallone esce. È l'arbitro che dovrebbe intervenire, finché permette questi atteggiamenti c'è poco da fare. Perdono il possesso del pallone. Pasquale. C'è spazio per andare. Manovra interrotta dagli avversari. Sventa qui la minaccia. Palla che esce, touche, rimessa laterale. Pjanic. Cercano spazi. Ha recuperato il pallone senza fallo. Modric. Pasquale. Guadagna metri verso l'area. Klaman. Conquistano una buona punizione. Distanza favorevole. Cerca la rete. Tiro completamente fuori misura questo. Punta l'area. La mette in mezzo. Brutto cross, nessun problema per la difesa.
ha spazzato via e concesso il fallo laterale. Hanno regalato il pallone su questa rimessa. Passaggio intercettato. Cercano di aprire la difesa avversaria. Pjanic. Ecco il tiro. Ottimo intervento del portiere. Palla recuperata, azione interrotta. Ci sarà rimessa laterale da buona posizione. Modric. Interrompe l'azione con un intervento tempestivo. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Si avvicina all'area. È stato fermato dal difensore. Quarto uomo esibisce la lavagna, 4 minuti di recupero. Traversone in area, cross che viene intercettato dal difensore. Cercano il buco della difesa avversaria. Carrasso. Punizione da una mattonella molto interessante. Klavan, tutto fermo, gol annullato per posizione di offside. I giocatori chiedono spiegazioni all'arbitro e al suo collaboratore, anche se il fuorigioco mi è parso che ci fosse. L'arbitro. Comincia il secondo tempo qui a Stamford Bridge. Palla nuovamente in possesso. Lo ferma ma non controlla. Ottimo intervento. Klavan. Modric. Occhio al suo movimento. Occhio al cross, la chiude molto bene. Bella la verticalizzazione, prova a sorprenderlo. Arbitro che assegna il calcio di punizione. Efficace qui l'intervento del portiere, bravo. Resta dunque sullo 0-0. Maduro non riesce a servire il compagno bene. Tocco orizzontale. Modric. Il portiere in presa sicura. Apre bene di testa. Guadagna metri. Buon possesso. Occhio al tiro. Hanno sprecato una buona opportunità. Si rimane dunque in parità. La gira bene, ha provato l'anticipo sui difensori, ma c'è la posizione di offside.
Buon recupero del pallone, possono ripartire. Buona la chiusura. C'è stata una deviazione, sarà rimessa con le mani. Bobadilla. E il pallone se ne va via. Arriva la segnalazione di fuori gioco, tutto fermo. Klavan. Modric. C'è spazio per andare. Fuori gioco che c'era, come ci mostrano le immagini, anche se di poco. Ottima la chiamata dell'assistente qui, ha interrotto comunque un'azione che non mi sembrava particolarmente pericolosa. Tifosi di casa che cominciano a essere spazientiti dalle continue perdite di tempo della squadra ospite, insomma, li possiamo anche capire. Capisco l'atteggiamento del pubblico, praticamente non si gioca più ogni volta che la palla esce o che l'arbitro ferma il gioco. Il direttore di gara dovrebbe mostrare più polso in queste situazioni. Palla recuperata dagli avversari. C'è l'intervento del difensore che spedisce il pallone in out. Pasquale. Palla vagante adesso. Di Maria. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Ottima lettura, recuperano il pallone. Si riprenderà con la rimessa laterale. C'è il traversone. Traversone che si perde senza possibilità. Palla girata sulla fascia. Perdono palla. Siamo entrati negli ultimi 20 minuti della gara. Occhio, cerca l'area di rigore. E l'arbitro lascia giocare. Sì, ha concesso il vantaggio. Può metterla da lì. Attenzione, la palla è lì. Murato dall'intervento del difensore. Occhiata alla grafica, c'è sostanziale equilibrio nel possesso di palla. Esatto. Due modelli di gioco sono alla pari. Sbaglia qui il passaggio. Pallone in fallo laterale. Di Maria. Ancora un quarto d'ora da giocare. Occhio al suo movimento. E il pallone se ne va via. Palla recuperata dagli avversari. Entra sul pallone e concede la rimessa laterale. Rimessa battuta male. Pallone regalato agli avversari. Buona la lettura difensiva che interrompe l'azione in un momento interessante. Lukaku. Passaggio intercettato. Di Maria. L'arbitro dunque lascia giocare. Giusto, concesso il vantaggio. Ottimo intervento difensivo. Si avvicina all'area. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Modric. Palla che scivola oltre la linea, dunque sarà rinvio dal fondo. Hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centrocampo. Ottima chiusura di punizione quando mancano ormai pochi minuti alla fine. Paragna metri. Passaggio che non era certo fra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento.
ed è calcio di punizione. E l'arbitro estrae il cartellino giallo, giallo. C'era da aspettarselo. Altri 4 minuti di speranza per i padroni di casa. I tifosi di casa non si accontentano del pareggio, vogliono vincerla. Minuti di recupero che si preannunciano infuocati. Palla recuperata, azione interrotta. Ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuorigioco. Modric.